che ha, diciamo, condiviso questa esperienza che è partita da Cernusco ed è arrivata fino a noi. E poi, vabbè, Loredana Limone, che è una delle animatrici e Paola, di cui però non ricordo il cognome, che insomma hanno dato vita a questa iniziativa davvero interessante e originale. Allora, io comincerei subito perché, diciamo, questa seconda parte della giornata è, devo dire, estremamente interessante ed estremamente coinvolgente. Quindi, intanto perché ci sono due autori molto, molto interessanti, i loro lavori sono davvero fonte di, come dire, di riflessione profonda, perché sono due libri molto intensi, entrambi diversi come libri, perché uno è un romanzo e l'altro invece, diciamo, è un saggio di filosofia. Allora, alla mia sinistra c'è Roberto Caracci e il suo libro è Le maschere del senso, come inganniamo il tempo, la morte e lo stupore di esistere. Quindi, come vedete, già il titolo, già basta il titolo per far nascere una serie di interrogativi, di riflessioni, diciamo, di approfondimenti. Alla mia destra Wanda Marasco con Il genio dell'abbandono, che è solo apparentemente, come prima lei rifletteva, la storia di Vincenzo Gemito, perché poi c'è molto altro dietro la storia di questo grande scultore e artista napoletano. Io vi dirò subito che vorrei impostare questo incontro facendo quello che faccio solitamente, cioè la giornalista, e quindi mi piacerebbe interrogare, o meglio intervistare, i due autori. Però prima di entrare proprio nel merito e quindi di chiacchierare con i due autori, vorrei invitare le nostre lettrici a introdurci in queste due vicende, in questi due libri, con appunto i brani che hanno selezionato. Cominciamo con Roberto Caracci. Investimento e disinvestimento globale del senso. Riempio il presente con la mia occupazione e non mi basta. Riempio anche il futuro, mi preoccupo e provo così a neutralizzare l'angoscia fondamentale. Dare alla propria esistenza dei sensi a termine è legittimo e umano, ma ancora più legittimo e umano, se volessimo rispettare la nostra intera natura, sarebbe non accontentarsi di parcellizzare la vita in tempi segmentati, ma farne qualcosa intorno, sia come investimento totale, sia come disinvestimento totale del senso. Per disinvestimento totale del senso intendo vivere la vita senza alcun senso totale. Sostanzialmente ciò non sembrerebbe diverso dal viverla con dei sensi parcellizzati. Ma non è la stessa cosa. La consapevolezza di un senso globale della vita, la lucida coscienza della sua mancanza di significato, viene intorbidata dalla ricerca di obiettivi minimi, di sensi interni, collaterali, laddove una perfetta consapevolezza del nulla che ci ha prodotti e che ci attende rende gli obiettivi parziali simili a puro gioco, da non prendere sul serio. L'investimento del capitale vita. Ho usato il termine investimento, non innocentemente, in una logica da mercato che qui stiderebbe molto, dare un senso alla vita vorrebbe dire investire la vita nel modo migliore, ma l'investimento ha ragione di essere solo se destinato a un risultato, a un frutto, a un guadagno. Se dico di investire la vita come un capitale vuol dire che penso di trarne un guadagno, può essere il regno dei cieli o il benessere dei miei figli, ma sempre di utile, di guadagno si tratta. Vivere sarebbe investire. La metafora del vivere come capitale evangelica, la vita come occasione e talento per capitalizzare il paradiso, per esempio. In ogni caso tratto la vita come merce, me stesso e il mio corpo come strumento di produzione, e vivo per un utile, non per vivere. In questo caso l'utile è il senso laico, mondano, ma non solo, che cercavamo in alternativa al senso della temporalità per la morte. Il bene come utile, ragionava Moore, è definibile, il bene in sé è indefinibile e solo intuibile. Una vita votata ad utilità, in effetti, delimita il senso e lo capitalizza. Laddove il senso non delimitabile, che, come il bene in sé rispetto ai beni specifici, è all'origine di ogni senso parziale,
non è né definibile né capitalizzabile. Non può essere investito in vista di un'utilità godibile in vita. E le soluzioni del vivere per guadagnare o per amare o per rendere felici gli altri nascondono il problema anziché risolverlo. Da questo punto di vista non si vede perché chi vive per guadagnare sia meno meritevole di chi vive per amare. In entrambi i casi il profitto è quello che si cerca. Si capitalizzano gli effetti come i patrimoni. Nella mancanza di senso globale ciascuno ha diritto al proprio senso parziale, finché ci riesce. Di Roberto Caracci, ovviamente rivolgerei qualche domanda a Roberto e poi passiamo all'altro perché altrimenti insomma c'è una confusione. Allora, abbiamo sentito parlare più volte di senso e io vorrei proprio chiederti questo: che senso ha, giocando un po' con le parole, porsi questa domanda? Il senso della vita, come parte la tua ricerca, come parte la tua riflessione? Allora, poniamo un'alternativa. Da una parte, tra voi ci sono quelli che credono che, che la vita abbia un senso, giusto? Dall'altra parte, sono coloro che credono che la vita non abbia un senso. Quindi già distinguiamo due categorie tra voi. Mi dite, Roberto Caracci, perché scrivi un libro sulla domanda di senso della vita dal momento che la vita ha un senso e te lo dico io? Grazie, io ascolto il senso che vuoi dare alla vita. Dall'altra parte c'è una categoria di persone che dice, Roberto Caracci, ma perché scrivi un libro sul senso della vita quando ormai tutti sanno che la vita non ha senso? Va bene. Quindi già ci poniamo in questa alternativa che è drammatica. È drammatico al tempo stesso dire che la vita ha un senso, e vi dirò perché, è drammatico dire che la vita non ha un senso. Il mio libro è un libro abbastanza radicale, parte dalla domanda di senso che io mi ponevo a 18 anni, a 15, a 14, insomma idee che praticamente permeano la vita come un filo rosso per tutta la vita. Arriviamo a 80 anni e ci poniamo le stesse domande di 15 anni, non è cambiato niente, sono cambiate le modalità in cui noi ci poniamo quel problema. Quel problema possiamo essercelo posto e risolto. Possiamo non essercelo posto, ma è impossibile. Possiamo non averlo risolto, e della gran parte dei casi. Allora, mi diceva la moderatrice, che senso ha porsi il problema del senso? Allora, io mi chiedo una cosa. Se in noi, una volta che abbiamo stabilito che il senso c'è o che il senso non c'è, la domanda di senso vige ancora. Spero di non essere complicato. Se io sto dando in questo momento, se voi state dando in questo momento un senso alla vostra vita e credete che questa vita abbia un senso, la vostra è una risposta. Io, oltre che gli auguri, vi seguo e vi dico, ragazzi, cercate di insegnarlo anche a me, perché io potrei non averlo capito. E voi mi insegnate insinuate sulla via del senso vostro. Io sono molto aperto al senso che voi state dando alla vostra vita. Ma dall'altra parte, se qualcuno appunto mi dice, ma la vita non... perché ti perdi il senso? A me la scienza ha già detto tutto. Se la scienza ha già detto tutto, come ti rapporti tu a una vita senza senso? Quindi, delle due l'una, la vita senza senso pone il problema del senso, paradossalmente. Quando io ho accettato nichilisticamente, io sono un nicciano, insomma, ho fatto una tesi in filosofia su Nietzsche, che praticamente il Dio è morto, che il senso è morto, che i valori non ci sono più, bene, e allora devo ricominciare da capo. A me interessa questo ricominciare da capo, non per trovare un senso, ma per capire se mi sto ancora chiedendo se trovare un senso. Tu puoi azzerare il senso fuori di te, ma non puoi azzerare il modo in cui tu ti esponi sia al senso che hai già vissuto, sia al senso che ancora non hai trovato. Le maschere del senso, il titolo di questo libro, contengono praticamente non una risposta. Il mio libro è fatto di domande e non di risposte, è molto aperto, un libro che potrebbe aprirsi socraticamente, io adoro Socrate naturalmente, al reticolo delle opinioni e dei vostri sensi. Ecco, appunto il problema
che io appunto mi stavo appunto ponendo è appunto era questo: una volta che tu hai spento la domanda di senso, sostanzialmente vivi in un certo modo, ossia male. Ma perché le maschere? Perché noi facciamo in modo, vabbè, questa è una tesi abbastanza semplice, cerco di appunto renderla proprio quasi banale, di non porci il problema. A un certo punto della nostra vita, può essere ai 20 anni, ai 25, ai 30, può essere già a 15 anni, a un certo punto noi ce ne facciamo una ragione. Ce ne facciamo una ragione. C'è un capitolo che si intitola proprio, allude al farsene una ragione. Cosa vuol dire un farsi una ragione? Vuol dire io ho risolto il problema, o dicendo che il senso è questo, o dicendo che non c'è senso. C'è un'alternativa, il senso in divenire, ma che bello, il senso che cambia ogni giorno mi sveglio, la vita ha senso, ma che bello, a me non mi soddisfa, io sono insoddisfatto di queste risposte, è chiaro. Però credo che la libertà non sia tanto nel trovare un senso alla vita, ma nella tenere aperta la domanda di senso. Le maschere, appunto finisco, le maschere del senso sono tutti i modi che noi abbiamo di ingannare l'apertura al senso possibile. Sono tutti i modi che noi abbiamo di ingannare l'apertura al senso possibile. E nel senso possibile sono tre ingredienti. Uno è il tempo. Noi continuamente inganniamo il tempo, a qualsiasi età, arriviamo a 15 anni e inganniamo il tempo, cerchiamo, sapete come appunto gli adolescenti sballando per esempio ingannano il tempo, non vogliono pensarci, tanto ci pensano gli altri, i genitori, i professori, poi a un certo punto diventiamo indipendenti e deleghiamo ancora il senso ad altre cose che possono essere un'istituzione, una chiesa, un partito, una fede, una squadra di calcio, deleghiamo sempre a un gruppo il senso che noi non vogliamo cercare più. A un certo punto quindi noi sentiamo che indossiamo delle maschere che ci neutralizzano il problema del tempo. Al tempo noi non pensiamo, eppure il tempo, come lo immaginiamo? Questi attimi che stanno passando, dove stanno andando? Dove stiamo andando? Stiamo perdendo il nostro tempo a sentire questa relazione? Oppure lo stiamo investendo? Che brutto investire il tempo. Per cosa? E appunto dall'altra parte inganniamo la morte. Ricordo soltanto, finisco, ricordo a tutti la famosa frase di Pascal, no? Che dice, il grande Pascal, scienziato, filosofo, gli uomini hanno risolto il problema della morte, non ci pensano. E questa è una frase impegnativa, come ancora più impegnativa e discutibile quella di Epicuro, ma cacchio pensiamo a fare la morte se quando la morte c'è noi non ci siamo e quando la morte ci siamo noi non... Su questo possiamo stare qui fino a mezzanotte su Epicuro, perché da una parte Epicuro dice una grande verità, dall'altro però non ci tranquillizza per niente, perché non è il fatto che il problema della morte è quando noi moriamo, il problema della morte è quando noi stiamo per morire, ossia cominciamo a nascere, come dice Seneca, quando cominciamo a nascere noi cominciamo a morire. Quindi se Epicuro mi dice che il problema della morte subentra quando moriamo, francamente non mi convince. E poi il terzo, finisco appunto, lo stupore di esistere. Sono collegati, noi ci stiamo bloccando lo stupore di esistere nel vivere ogni giorno, ogni attimo. Pensiamo che l'attimo futuro sia in qualche modo legato all'attimo passato, oppure non ci apriamo più, non ci stupiamo più, invecchiando, non ci stupiamo più. Noi una volta ci stupivamo. E la filosofia, sapete che nasce dal Taumazein, dallo stupore, c'è anche Aristotele, no? Nasce dallo stupore, se non ci stupiamo più, beh, praticamente già la nostra vita non ha senso, ma non ha senso neanche la domanda di senso. Quindi come noi dobbiamo riaprirci, oltre le maschere, alla temporalità vissuta, al tempo drammaticamente vissuto, ma anche gioiosamente vissuto, come dobbiamo riaprirci purtroppo al pensiero della morte che ci assedia fin da quando nasciamo, questo dobbiamo aprirci anche allo stupore di esistere, che paradossalmente non è né una cosa negativa né negativa, lo stupore di positivo, lo stupore di esistere, soltanto l'essere aperti a questo grande mistero della vita. Essere lo stupore di esistere a dare un senso a questo punto. Però è una risposta. È una risposta, io ti ridò subito perché sennò. E poi mi pareva di aver capito dal tuo libro che in effetti molti dei nostri atteggiamenti, dei nostri modi di vivere, delle nostre
dei nostri impegni, è un modo per sfuggire la domanda. Anche le maschere, no? I nostri modi di essere servono a sfuggire la domanda. Tutte le risposte sono maschere. Questo è il mio radicalismo, lo so che mi come dire, becco delle mazzate, ma tutte, molte risposte, il 99% delle risposte sono maschere, cioè sono modi per bloccare la domanda. Bene, allora ho capito. Non so se avete mai sentito della gente che a un certo punto ogni tanto, dai 20 anni in poi, comincia a dire ah sì, io adesso ho capito, perché lo dico io come stanno le cose. Adesso ho capito che non avevo capito prima, bravo! Tu hai capito adesso quello che non hai capito prima, poi domani dirai ho capito quello che non ho capito prima. Ogni volta che uno capi in latino, vuol dire capere, no? Due studentesse, capere, che è legato al verbo capire, vuol dire contenere. Noi non conteniamo niente, non capiamo niente, la vita è incontinente. La vita è incontinente perché ci straripa da tutte le parti. Ogni volta che noi cerchiamo di capire, non capiamo, siamo dei presuntuosi. Ecco, quando appunto si dice io ho capito che non ho capito, è proprio in questo momento che non hai capito niente, perché hai capito di non aver capito, e invece praticamente dovremmo essere aperti al sapere di non sapere. Ecco, questo era solo un assaggio ovviamente del libro, come potete aver capito appunto ascoltando questo primo intervento di Roberto. Adesso invece passerei al libro di Magda Marasco, cioè Il genio dell'abbandono, per introdurre quest'altra, diciamo, quest'altra riflessione. Fasce cadute da montagne, cava singate, braccia rucelate, vero sciogliate. Quando si gira indietro pensò prima ai piedi gelati e poi al fatto che non aveva perduto niente. La guardava e la riguardava la storia eterna, dalla quale era traverata l'indiscrezione che lui fosse un diavolo ritornato, rinato a Napoli, come una volta sulle sponde tenebre e altre ancora più dietro nel tempo, fino ai confini di antichi mari e deserti, di monti e di caverne compatibili con l'oscuro massacro che in un destino umano è sempre teso all'armonia mancante. Coscia caduta da montagne, capo sangato, braccia ruciolate, vero sciogliate. La cantilena gli arrivava da sottoterra e lo stava inseguendo dai punti rossi a capo di monte mentre lui fuggiva. L'anima della strada si fece buia e lui ci passò dentro e sopra come una freccia impazzita, senza trovare il bersaglio in cui conficcarsi. Aveva ragionato per fuggire, se invece di risalire la collina fosse sceso per la via dei punti rossi, l'avrebbero subito acchiappato e riportato al manicomio. In quella direzione non c'erano vie e palazzi in cui nascondersi, solo burroni e campagna scoscesa dove si appartavano i mastini liberati di notte. Bestie alla catena per tutto il giorno, affamate di libertà. Quella era una notte senza proiezioni per l'inferno. L'inferno poteva venire all'attacco sotto forma di bave, di mandibole spalancate. Allora, come avete sentito, qui siamo in un'altra storia, una storia di Vincenzo Gento, almeno è la storia di Vincenzo Gento dà l'occasione all'autrice per riflettere su molte altre cose. Vincenzo Gento, come tutti sappiamo, è un grande artista napoletano, fine Ottocento, e il libro muove proprio dalla fuga di Vincenzo Gento dal manicomio. Vincenzo Gemito aveva insomma una esperienza infantile, cioè era stato abbandonato, figlio, insomma la sua famiglia di origine non si conosceva, e forse questo l'incipit della sua vita in effetti lo ha segnato per tutta l'esperienza successiva. Però questo io lo chiedo all'autrice, anche perché è molto stimolante il titolo di questo romanzo, di questo libro, che è appunto Il genio dell'abbandono. Peraltro il suo libro è stato anche tra i finalisti del premio Strega, tra i 12 e Viareggio, quindi insomma è un libro molto apprezzato che ha avuto una serie di riconoscimenti. Quindi Il genio dell'abbandono, che significa Il genio dell'abbandono? Lo chiedono sempre perché è curioso, è ossimorico. Nel caso della storia di Vincenzo Gento ho immaginato che una sorta di entità riconoscibile nella forza creativa e distruttrice della città di Napoli, della sua passione per l'arte, della sua passione per l'arte, gli vada dietro lungo l'itinerario dell'esistenza, a volte abbattendo le sue illusioni donchisciottesche, perché Gento è un po' un Don Chisciotte per caso,
nato a Napoli, un poe e un greco reincarnato, come diceva Alberto Savinio, un poe e un caso di eterno ritorno. E dall'altra parte offriva questa possibilità, ecco, mi piace trovare sempre l'empatia, il filo rosso nella situazione, anche con Roberto, in questo caso il suo libro, e un po' è una disperante e drammatica la vita di Vincenzo Gemito, ricerca di senso per fondare in qualche luogo in se stesso e nell'azione la passione per l'arte. Questo genio, questa entità che nel romanzo alla napoletana è chiamato Sciuscio, vento, è già l'etimo di vento che dovrebbe dire qualche cosa, questa psiche, diciamo così, questa metapsiche, lo segue, lo incoraggia, lo abbatte. E un giorno l'amico Cangiullo, poeta futurista, gli dirà, in un momento di sconforto di Gemito, dirà a Gemito: «Mici, ma che te ne frutta, che te ne importa del sangue, delle origini, di avere questo vuoto alle tue spalle? Per te c'è stata come una forza nell'abbandono. Forse la tua lotta per arrivare ad un risultato geniale, creativo, è stata così forte proprio perché avevi dietro, paradossalmente, questo vuoto a spingerti con il desiderio di essere colmato, di essere reso appunto ricerca di senso, ricerca di senso e di esistenza». Più o meno, diciamo, è questo. Poi le ragioni narrative più ancora più stimolanti, forse spero di essere stata in grado di inserirle nel libro. Non ho mai pensato che un libro in genere o di filosofia o di narrativa possa essere esaurito nel racconto e nella spiegazione, ma quello di narrativa in qualche maniera forse un po' di più, perché c'è un gioco drammatico della rappresentazione di luci, ombre, che solo la lettura può restituire, può esplorare. E infatti vi chiederei dopo di leggere più che di parlare, perché è la maniera, far parlare il testo è la maniera più onesta di incontrarvi, insomma. Ascoltare da te questa volta direttamente la lettura del testo. Io sono stata colpita anche molto, a parte dall'ambiente, no? Perché c'è questa Napoli che noi tutti conosciamo, no? C'è Napoli in varie, che diventa anche metafora, Napoli, luogo ma non luogo, anche. Luogo ma non luogo, ecco. Quindi è una dimensione di spazio indefinita in certi momenti, pur essendo così definita. E poi la scrittura, no? Una scrittura forte, potente, e c'è questo alternarsi del dialetto e della lingua, diciamo, italiana, no? Quindi questo entrare e uscire da questa lingua, che è stata molto suggestiva, la lettura molto, almeno per, diciamo, per chi conosce il dialetto, ovviamente. Quindi questa scelta anche di narrativa, questa, voglio dire, questa scelta stilistica, no? Di questo dialetto e della lingua, che poi insomma si alternano. Come mai? Come è nato? Allora, due domande, forse anche di più, cercherò di semplificare dicendole a due. Il non luogo, come dicevi tu, sento sempre questa Napoli che conosciamo, e non è affatto vero, per una metà della faccenda. Potevo forse compiere la stessa operazione se si fosse trattato di Rio de Janeiro, di Tunisi. Mi occorreva una città del sud del mondo per ambientare questa lotta tremenda del debole, del nato in condizioni assai umili, per descriverla meglio in tutte le sue fasi. E Napoli in questo caso per me è stato un pretesto, ma avrei usato le stesse categorie, diciamo, di ricerca storica, ambientalistica, e quelle della visionarietà per descrivere e rappresentare una città matrigna e madre, come si dice di solito, visibile e invisibile alla maniera calviniana, una città da ricreare per assenza di senso,
ma anche attraverso la memoria del senso, che forse è quella che ci salverà in qualche maniera. Per quanto riguarda la lingua, il personaggio in qualche maniera mi ha posseduto, perché se andate a curiosare nella sua biografia, è simpaticissimo, è enorme, è un uomo candido, nello stesso tempo è un Manfred che dice no e vuole affermare libertà e verità interiori. È il napoletano, perché è nato a Napoli, imbevuto di cultura napoletana, adora il teatro, adora la musica, è amico di Viviani, Salvatore Di Giacomo, eccetera. Ma è anche un filosofo di strada, come a volte sono quei pazzi napoletani che abbiamo incontrato dovunque, nell'ufficio postale o alla fermata del Pullman, per cui se ne viene fuori con queste frasi escatologiche, terribili, o altre di pensiero, speculative, con paradossi. Questo personaggio mi ha posseduto e ho dovuto rispettarlo. 1852-1929, Vincenzo, come viene chiamato nel romanzo e come probabilmente lo chiamavano familiari, non si può di sicuro, questo lo so, familiari ed amici. Parlava una lingua vivianea, sarebbe stata incomprensibile per il lettore. Già il napoletano è, no? Non è assuefatto a leggere dei problemi, e allora ho cercato una mediazione passando attraverso Basile, Viviani, Edoardo, e eccezionalmente, cosa che mi ha detto Francesco Durante, si doveva proprio alla mia verginità verso il napoletano, perché difficilmente io penso in napoletano, io non penso in napoletano e difficilmente lo parlo. Ma proprio questa verginità, che poi è diventata esperienza letteraria, esperienza teatrale, ricreazione in qualche modo della lingua, mi ha permesso tanto la formazione attraverso i nomi che vi ho fatto, quanto il ricreare, diciamo così, una lingua possibile, la lingua, diciamo, di gemito, e l'ho adottata. Poi c'è tutto un discorso di mia scissione personale che non vi riguarda e che magari ci sarà un'altra occasione per spiegare il mio rapporto con Napoli, il mio rapporto con la lingua materna, e non è questo, se no facciamo mezzanotte. Ma posso dirvi in sintesi che ho tentato anche di unificare due cose che me sentivo drammaticamente separate. Voglio prima di passare a Roberto, mi viene subito un'altra domanda: perché gemito? Come è nato tra i tanti personaggi? Vado a casa di un amico e comincio a sfogliare la monografia di Salvatore Di Giacomo, no? E vedo le immagini di questo di gemito anziano. Sapete tutti o quasi tutti che aveva l'aspetto proprio di un profeta, questo alone bianco, i capelli bianchi, la barba incandescente, e vengo colpito soprattutto dalla figura di gemito seduto all'etrusca sulla branda di casa della sua camera di lavoro, completamente nudo, e leggo sotto una storia che riguarda la sfida che gemito fece all'amico Ferdinando Lembo, la sfida che gli fece alla fotografia. Dice: ah, tu mi vuoi fotografare? Voglio vedere se la fotografia è capace, come sono capaci la scultura e il disegno, di restituire la verità dell'uomo. E si spogliò davanti a lui in uno di quei cesti zani, completamente nudo. Lembo, che lo conosceva e ne apprezzava anche la genialità, scattò, diciamo, questo paio di fotografie e fui colpita dall'immagine, punto e basta. Poi andai avanti e lessi. E sì, cosa volete? Devo arrivare ad una confessione. Mi piaceva la battaglia di quest'uomo, la battaglia fatta con una sorta di candore assoluto per l'arte. Mi piaceva dire a ogni momento: l'opera d'arte è innocente rispetto alla vita, alle azioni che l'artista può aver compiuto, è innocente rispetto alla storia in cui nasce. La vera opera d'arte deve avere una forma di incorruttibilità, di innocenza, come quella che Gemito ha perseguito continuamente. E mi sono innamorato, ho cominciato a studiare il personaggio, che è stato bellissimo, perché l'ho studiato con il mio compagno Paolo Martino, lui mi portava poverino sui luoghi, il Gemito, dovunque, grandissima emozione.
poi queste cose le dovevo un po' dimenticare per ricrearle, e così è nato. Di Roberto, e queste maschere di cui tu parli rimandano in maniera così naturale, no? A Pirandello, e quindi volevo capire il rapporto, cioè Pirandello e il senso, io ho il senso di Pirandello attraverso le maschere, le sue maschere, cosa ci rimanda questa immagine delle maschere di Pirandello? No. Sì, Pirandello è l'autore che ho studiato nella mia prima laurea, perché io ho laurea in lettere moderne e in filosofia, e Nietzsche, guarda caso, è l'autore che ho studiato nella laurea in filosofia. E Pirandello c'entra molto, c'entra con il titolo, o c'entra con il senso. Non so se voi ricordate la parte finale di Uno, Nessuno e Centomila con Vitangela Moscarda, che a differenza di Mattia Pascal, che aveva barattato praticamente la propria personalità per una maschera che poi gli aveva permesso di vivere male per un certo tempo e poi tornare al paese come voleva essere prima, allora non può essere più Mattia Pascal, perché adesso è il suo Mattia Pascal, non riconosciuto a nessuno. Vitangela Moscarda, visto che mi cita appunto Pirandello, nella parte finale decide di fare una cosa: tagliare tutti i modi di apparire agli altri. Ma non basta, perché noi appariamo agli altri, appunto, sapete, in 100.000 modi, ma il problema è vero, non è quello, è come appariamo a noi stessi. Cioè, se io mi libero dei vostri 100.000 occhi, quindi se me ne vado di là e sono per me stesso quello che sono per me stesso, ok, ho rinunciato a questa alienazione dei vostri occhi su me. Io sono un insegnante, dico sempre ai miei alunni: sapete qual è la differenza fra voi e me? Una classe, poniamo, di 30 persone. Io vi guardo con due occhi, voi mi guardate con 60. Voglio vedere chi non sarebbe in difficoltà, almeno iniziando a insegnare, sapendo che c'è un pubblico di 60 occhi di ragazzi, giovani, anche brillanti, certe volte, che guardano due soli occhi. Sono in minoranza, ma non è questo il fatto, è che io ho 30 maschere per i miei 30 alunni e loro ne hanno 30 per me, appunto. Per cui, allora, la liberazione delle maschere comporta in Vitangela Moscarda il dramma del vuoto. Cioè, non basta liberarsi del modo in cui io appaio a voi, devo liberarmi del modo in cui io appaio a me stesso. La coscienza, per Pirandello, è la prigione più forte. Non siete voi che mi alienate, sono io che mi alieno da me stesso, perché ho un concetto di me, un'immagine di me che mi sono costruita nel tempo e che devo buttare via se voglio aderire al flusso della vita, questo secondo Pirandello. Che cos'è la coscienza, dice a un certo punto Pirandello? La coscienza sono gli altri in noi. Quando noi ce ne andiamo nel deserto, perché io mi voglio liberare di voi, di tutto il mondo, sapete che non sono solo. Comincio schizofrenicamente a parlare, mi vengono le visioni, ascolto delle voci, sono nel deserto, dice, ma io sono da solo, ma cavolo che sei da solo. La tua coscienza, quella su cui Cartesio ha posto il pilastro della filosofia moderna, sono gli altri in noi, non ce ne liberiamo, anzi, siamo paradossalmente tanto più vincolati agli altri quanto più siamo da soli. Un altro degli inganni, un altro delle maschere. Io vivo la mia solitudine. Ah, che bravo! Vado a fare la scelta, l'eremita. Quanti appunto luoghi bellissimi hanno frequentato gli eremiti. Ma l'eremita, dentro la sua caverna, il suo luogo, secondo voi non ce l'ha gli altri in se stesso? C'ha tutti quelli che lui ha incontrato nel suo passato. Un po' come quando i ragazzi scappano di casa e pensano di liberarsi dall'immagine che i genitori hanno di loro, se la portano per tutta la vita, fino alla morte del genitore, con trauma conseguente, perché gli ritorna addosso l'immagine che loro hanno rifiutato del genitore. Per cui le maschere c'entrano. Ma allora, per rispondere ancora più esattamente a questa domanda, qual è il problema? Vitangela Moscarda, una volta liberatosi dalle maschere, una volta liberatosi dalla propria automaschera, ha soltanto l'ultimo luogo da rispettare e venerare. Se non ci sono gli altri in me, se non ci sono io in me, cioè la mia coscienza non è più in me, io vivo nel flusso delle cose, nell'attimo, ogni giorno, ogni foglia d'erba, ogni soffio di vento,
che me ne frega di me? Pare che proprio siamo l'io a renderci infelici. Sia a volte la coscienza delle cose a rendersi infelici. Che cosa resta? Resta il ne ipse unus. Cos'è il ne ipse unus? È il nessuno. Uno, nessuno e centomila. Il nessuno sarebbe ciò che resta, l'epoché che resta dall'aver fatto fuori gli altri in noi e l'io in me. A questo punto io sono le cose. Io sono la vita, che è più importante di me, perché io campo 100 anni, la mia vita no, la vita che mi passa, che mi trapassa, che mi bypassa. Quella vita lì non dura 100 anni. Siamo presuntuosi se noi appunto pensiamo in 100 anni di vivere la vita. Ma è la vita che ci vive, è la vita che ci vive. Nel mio libro, in tutto punto, faccio una differenza fra una filosofia del tempo, cioè un modo di rapportarsi al tempo come progetto e come abbandono. Cosa vuol dire questo? Il nostro primo, nostra prima scelta esistenziale in qualunque momento, anche questa, è quella di vivere l'attimo come progetto, ossia investimento, o come abbandono all'attimo, disinvestimento. Ecco, il brano un po' difficile che leggeva la ragazza, in maniera abbastanza veloce l'ha letto, parlava di questo, investimento della vita, disinvestimento. Ora, scusate, ma la vita si gode di più, non dico si capitalizza, ma si gode di più, si vive di più, se io la investo in qualcosa o se io la disinvesto. Perché oggi nell'Occidente diremmo tutti, certo, la vita ha senso se tu dai senso alla vita. Che cosa? Tu dai senso alla vita? Tu sei nato nel 2000, non so, e uno, arrivi tu dal mondo e dai senso alla vita. Dici, no, la mia vita. Ah sì, perché la tua vita non è la vita degli altri, non è la vita della vita. Quindi sostanzialmente noi siamo molto presuntuosi quando diciamo anche di dare senso alla vita. Io do il senso alla vita, cioè io praticamente costruisco un senso sul senso che la vita già ha oppure sul non senso che la vita non ha. E arrivo io, fresco, e do il senso alla mia vita. Beh, ma io mi accontento di dare il senso della mia vita appunto alla vita. E quindi stavo dicendo, cosa vuol dire progetto, abbandono, e concludo su questo pensiero che però è centrale nel libro, che in qualunque momento dell'esistenza io devo decidere se in questo momento io sto costruendo qualcosa o no, cosa non sto costruendo niente. È il dramma dei giovani, che si sentono spinti, gli adolescenti, si sentono spinti dalla vita e dicono mai non sto costruendo niente, oppure sto costruendo qualcosa. Ora, l'Occidente ci dimostra che quando noi costruiamo qualcosa nella vita, diamo senso alla vita. L'Oriente, un certo tipo di Oriente, buddista, taoista, a cui io spesso mi riferisco, non dice esattamente questo, non parla della costruzione dell'esistenza. L'esistenza non si può costruire se non su piedi d'argilla. Chi siamo noi per costruire? Allora, ripeto la domanda di prima, noi godiamo di più l'esistenza se la costruiamo, progettiamo, impegniamo, pianifichiamo o se disinvestiamo le nostre energie progettuali e se ogni tanto uno scarda, per esempio, ci abbandoniamo al flusso dell'esistenza. E tante filosofie presocratiche o greche, ma lo stesso Eraclito, lo stesso corrente, hanno appunto teorizzato un disinvestimento del senso della vita. Secondo loro si gode di più se io non progetto, non programmo. Secondo altri, secondo l'Occidente, al 90% invece è così. Io do senso se costruisco, se progetto, se programmo, se pianifico. Ma scusate, il godimento è successivo alla pianificazione o è contemporaneo alla pianificazione? Cioè se io adesso ho deciso, da questo momento in poi, di costruire in 3 anni qualcosa di sensato alla vita, in 3 anni, che ricorda molto il capitale, no? L'interesse in banca. Io metto i soldi in banca e fra 3 anni ne ho l'usufrutto. Vedete come questa mentalità terribile, sia un'età capitalistica, mercenaria, di utilizzo. È come se il senso della vita andasse sull'utile. E allora, e quindi, appunto finisco soltanto con questo, che cos'è invece l'abbandono? Che cos'è l'abbandono? È appunto il contrario. Il contrario del progetto, non che io lo teorizzi, attenzione, questo è un libro di contraddizioni, io pongo di fronte il lettore e me stesso, gli altri, di fronte alle contraddizioni che non ho risolto da quando avevo 18 anni, no? Però, nel senso che una vita come abbandono sarebbe una vita non progettuale.
in cui io non so che cosa farò domani e non so neanche cosa faccio adesso. Ora, all'interno della vita non progettuale, cioè di abbandono, secondo me, noi staremo qui? Forse no. Se stiamo qui è all'interno di un quadro progettuale o no? No, aspetta un attimo. Io non vedo questo incontro con voi in chiave progettuale. Non mi pongo un utile da voi né da me. Non mi pongo un progetto, veramente non vi incontrerò più. Però se parliamo di costruzione di questo, cosa c'è qui dentro? L'anima, spirito, possiamo dire come vogliamo, cultura. Beh, allora sì, ma non è la costruzione, la cultura non è, non c'entra con la costruzione, l'anima non si costruisce. Il mio rapporto con voi non si costruisce, si gode. In questo momento io sto godendo della vostra presenza. Il godimento è qualcosa di non progettuale. Non trarrò nulla da voi, né soldi, né utile, né una costruzione di esistenza. Voi che cosa trarrete da me? Un po' di sapere? E va bene, quello sì, ma quello non si chiama costruzione. Potrebbe essere anche un abbandono all'esistenza. Le conferenze più interessanti per me, le più entusiasmanti, sono le conferenze in cui il relatore mi ha fatto abbandonare all'attimo in cui parlava. E io non ci ho capito più niente. Mi sono perso. A proposito di Occidente, capita, mi veniva una domanda da farti. Molte volte noi sfuggiamo a tutte queste domande, distraendoci, stordendoci, ritornando ai giovani e non solo, abbiamo questo atteggiamento di mettere a tacere i dubbi, le perplessità, la ricerca del senso, appunto come dicevi tu, sfuggendo proprio, non dando più senso a quello che facciamo, paradossalmente, no? E quindi avendo questo atteggiamento quasi autodistruttivo, distruttivo, cioè, quindi c'è questo rischio, questo di stordirsi, proprio per non farsi queste domande, per nascondercele. In Occidente forse di più. Non voglio togliere tempo appunto al romanzo, anche perché io dico che io sono, volevo dire alla moderatrice Forzosa, che io sono un romanziere anch'io, cioè sono un narratore prestato alla filosofia. Per cui ho scritto anch'io romanzi e racconti, però questo è il mio testo, diciamo, appunto filosofico. Allora, la contrapposizione è quella fra praticamente, cioè, stordimento, distrazione da una parte, cioè noi tendiamo a stordirci, gli adolescenti lo sanno. Lo sballo è un fenomeno di stordimento, ma esiste sballo e sballo, non è soltanto la droga, il vino, esistono altre forme di sballo, certe fedi per esempio, certi credo, sono degli sballi terribili. Marx avrebbe parlato di oppio dei popoli, ma Marx non sapeva quanto oppio sarebbe venuto dopo di lui. Una civiltà di oppiomani, ma oppiomani non soltanto con il vino, la droga, le sostanze, la birra, ma con le idee, con le fedi soprattutto, le comunità, gente che all'improvviso si converte come San Paolo battendo la testa, e forse la battuta sul serio, perché va a finire in comunità che ti succhiano la vita, il sangue e a volte anche i soldi. Come quella di Verdiglione, ricordate, appunto a Milano. Per cui, dello stordimento. Allora, c'è un capitolo del mio libro che parla della distrazione. Per chi vuole, io come Roberto Caracci sono su YouTube, sono moltissimo su YouTube, ho 300 filmati e parlo anche molto di queste cose. Praticamente, per esempio, faccio un provocatorio elogio della distrazione. Cos'è l'elogio della distrazione? La distrazione, che anche questa è bocciata nella civiltà del consumo, della concentrazione sul prodotto, del sai che cosa devi andare a comprare, sai cosa... La distrazione anticonsumistica, intanto. Ci vogliono concentrati nel comprare, ci vogliono concentrati nel credere, nel tifare per la squadra, nell'avere una chiesa, nel partito politico, sii concentrato, perché altrimenti non sei un cittadino normale. Odiano i distratti, i totalitarismi odiano i distratti, una volta che si metteva addirittura i manicomi, i distratti non si concentrano. Allora, vi faccio, siccome insegno latino, qui abbiamo due ragazzi del classico che hanno detto bene, ecco, come dicevano una volta i latini, chiamavano il vivere la vita, traere vitam, guardate, comunque su una buona luce. Allora, traere vita, ma cosa vuol dire? Uno traduce trarre la vita, e i latini, appunto, gli italiani traducono condurre la vita, ma trao
trao trais, traere di terza, ricordate perché fa lo scientifico e il classico, traere vuol dire trascinare. E allora il latinico dice, traere vita, tu trascini la vita, ma siamo a 80 anni, infatti molto spesso dice traere vitam da vecchio, appunto, no, traere vita. Allora, ma il contrario di traere è distraere, sostanzialmente. Allora, noi siamo alla ricerca, sempre, 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 ce la prendiamo con i giovani perché sballano, ma noi siamo più sballati di loro, perché continuamente noi cerchiamo una distrazione, non quelle provvisorie, la vogliamo anche definitiva. C'è gente che, scusate, un piccolo riferimento, che qui la mia sorella che è molto cattolica, ma la suora di clausura, secondo voi, si abbandona al tempo o lo progetta? Faccio una domanda. Si dovrebbe abbandonare, per me non si abbandona, ha progettato, è diventata sposa di Cristo, quello è un matrimonio vero e proprio. Ed è una la fuga. La suora di clausura una fuga. Ragiona, eh? È una fuga. Anche. È una fuga, dalla fuga. Responsabilità del vivere, è dall'agire. È una distrazione perenne, cioè tu hai progettato che da qui alla morte sei di qualcun altro, lo so che qui io sarò contestato come tutti quelli che sono capito sulla fede di cui è meglio non parlare, appunto, che cos'è la fede, soprattutto quando io dico ogni forma di fede è una mala fede e qui picchiato. Ecco, appunto dicevo che la distrazione e l'investimento naturalmente portano a una conclusione da parte mia, sempre provvisoria, perché chi cerca speranza nel mio libro non ce l'ha. Chi cerca il senso non ce l'ha, chi cerca risposte ha sbagliato libro. Ma io apro appunto domande. Allora, in fondo il tempo rispetto alla distrazione che funziona è? Io quando mi distraggo, naturalmente, però c'è qualcosa che mi trae. Se in questo momento noi ci distraiamo, sapete che da cosa siamo tratti? Stanno morendo milioni di cellule. Se ne sta andando il tempo, stiamo scivolando, siamo su una pedana mobile, siamo intrisi di tempo, non possiamo essere assoluti in questo momento, stiamo invecchiando, scusate, ci stiamo trasformando, quindi noi siamo già tratti dal tempo. Se uno vuole la vita come trazione anteriore e posteriore, basta che siamo tratti, ma è inutile, c'è qualcosa che già ci sta traendo. Ed è il tempo. Il tempo è la maggiore trazione, perché siamo trascinati. In questo momento il tempo vi sta trascinando. E allora che cos'è la distrazione se il tempo è trazione forzata? Che stiamo scivolando. Paradossalmente la distrazione è uno dei modi, chiaramente quasi comici, grotteschi, spietati e disperati a volte, di sottrarsi alla trazione del tempo. Per cui anche in letteratura molti personaggi apparentemente distratti sono più, come dire, saggi degli altri, perché si distraggono rispetto al dominio della trazione. Io posso essere tratto dal tempo, poi ci metto anche il lavoro, sono tratto dal lavoro, domani devo andare a lavorare, poi sono tratto dalle occupazioni, ecco le occupazioni, preoccupazioni, disoccupazioni. Noi siamo una vita che ci occupiamo e se non ci occupiamo stiamo male, e allora cosa facciamo? Ci preoccupiamo. Non ci basta stare male nell'occuparci. Se siamo nell'ozio, che una volta era un valore, adesso è una schifezza, è angoscia, praticamente se non ci occupiamo, paf, ci preoccupiamo, un po' come i genitori che scrivono i ragazzi in palestra tutti i giorni, cioè qualcosa da fare tutti i giorni. Devono preoccuparsi, perché il ragazzo che non si occupa, questo lo dice anche Grillo, su cui ho scritto un libro, Grillo, Beppe Grillo, i ragazzi che non si occupano fanno spavento agli stessi genitori, perché dicono, ma nel momento in cui non si occupa si drogherà, o si occupa o si droga. Ecco, allora l'occupazione, la preoccupazione, naturalmente io qui faccio molta satira, siamo tutti a preoccuparci, in questo momento il nostro pensiero, se voi vi state concentrando su me è una cosa, vi state abbandonando a quello che io dico, con tutti i limiti che io ho, ma può darsi che qualcuno di voi in questo momento sta pensando ad altro, magari a fame, comunque sta pensando, si sta preoccupando, cosa farò per cena, mia sorella, cosa farò per pranzo,
cosa farò per pranzo? Questo pensiero disturba il godimento di quello che il fratello le sta dicendo. Cosa farò mai per pranzo oggi? Anche perché deve mangiare lui a casa mia. E quindi l'altra cosa, e finisco veramente, scusate, non è che sono da voi perché mi provocano, avete copiato il magno. Allora, occupazione, no, infatti ho finito, occupazione, preoccupazione, cosa manca? Disoccupazione. Cosa pensa l'Occidente della disoccupazione? Poveraccio. Veramente? No. Peggio delle condoglianze. Disoccupato oggi vuol dire frustrato, accattone, tutto il resto. In fondo è vero, realisticamente sono disoccupato, anzi, il disoccupato si preoccupa di più. Tanto è vero che, secondo alcuni filosofi, la società crea una società di disoccupati per preoccuparli. E quindi occuparli. Non so se è chiaro, il concetto è questo. Io ti disoccupo, così tu ti preoccupi di cosa? Di trovare l'occupazione, che allora sei occupato e non fai più danno. Insomma, è difficile poi fermarti anche. Io vorrei però ritornare al genio dell'abbandono e quindi a Gemito, facendo un po' riferimento a quello che, su cui rifletteva Roberto, una domanda così proprio estemporanea. Gemito sfuggiva, era distratto, come possiamo definirlo alla luce delle considerazioni che faceva Roberto? Era in qualche maniera molto orientale nel lavoro, quasi cioè, era monastico, distratto sicuramente rispetto alla realtà politica, nel senso che più filosofo che politico aveva una grande diffidenza, diciamo così, dei poteri e pienamente concentrato nel lavoro. Era un artigiano prima di essere un artista. Un'altra cosa, ritornando al senso, l'arte, tu dicevi in effetti che c'è una riflessione sull'arte attraverso diciamo, lo spunto di Gemito, l'arte può dare un senso, ha un senso, qual è il senso dell'arte? Ma sì, è proprio nel senso della maschera, no? Offre sempre l'arte una maschera, qualunque forma d'arte, una maschera poietica, una rappresentazione, una bugia, una fictio, attraverso la quale paradossalmente arrivare all'intuizione di qualche piccola verità umana. E questa è la più grande, la più gigantesca delle maschere, no? Prima di chiedere ai presenti se hanno domande, io vorrei che tu ci leggessi però qualcosa. Io personalmente sono stata contentissima che tu abbia provocato Roberto, perché è stato gradevolissimo ascoltarlo ed essere accanto a lui. Adesso non è una questione di vanità, ma vorrei che voi faceste gli altri dentro di me, come ha detto Roberto. Sì, quindi mettetevi di là perché... perché Wanda Marasco è anche un'attrice, un'autrice, voglio dire, comunque avessi letto credo proprio che il testo, in particolare questo romanzo, sia un romanzo